Nuova puntata di Chef in Cucina, sempre alla ricerca di nuovi piatti, piatti sfiziosi, gustosi e perché no, anche economici e sostenibili, grazie ai consigli dei nostri chef. E oggi torniamo nella cucina del nostro Tiziano Paolini. Ciao Jennifer, ciao, ciao Tiziano. A tutti. Allora, oggi vedo un prodotto che a me piace moltissimo, un bellissimo tonno fresco. E io qui aprirei una parentesi perché spesso il gusto del tonno è omologato alla scatoletta ed è una cosa veramente terribile. Sì. Terribile, perché per la maggior parte delle persone, soprattutto dei bambini, il sapore del tonno è quello. Sì. Ed è una cosa molto grave, secondo me. Cioè, nel senso... per comodità, comunque, sì. Anche per la gestione a casa si usa il tonno in scatola, che comunque è un altro prodotto. Esatto. Quindi quando parliamo di pesce fresco, il tonno fresco ha tutto un altro sapore. Devo dire che io ho scoperto il sapore del tonno fresco in età adulta e poi me ne sono innamorata, perché certo, chiaramente ho scoperto un mondo completamente diverso rispetto a quello che ci viene comunque propinato nelle scatolette, che insomma è completamente diverso. Quindi ecco, voleva essermi un invito proprio a cucinare il tonno fresco, ad utilizzarlo a casa quando possibile, perché è veramente buono e fa anche tanto bene. Sì, l'unica nota comunque che dico sempre, mi raccomando, prodotti buoni perché il tonno, sicuri. Ci sono tanti tonni che comunque girano, dove ci sono conservanti, infatti, dove per mantenere il colore rosso si usano additivi. Cerchiamo sempre di appoggiarci comunque a una pescheria di fiducia per avere del tonno infatti, di qualità. Infatti. Ovviamente ha un costo superiore a un, diciamo, un tonno commerciale, però il sapore è tutto il gusto cosa. Ci guadagna, sì, assolutamente. Allora, la ricetta di oggi? Allora, oggi andiamo a fare un'altra ricetta, facciamo un tonno che diciamo lo un po' copriamo tra virgolette del suo sapore e lo andiamo a accompagnare con un prodotto di terra, okay, di montagna, quindi bene. È un tonno che incontra la montagna. Perché? Perché andremo a fare un tonno panato, come diciamo si fa una cotoletta, quindi classico farina, uova e pangrattato. Poi io rifaccio una seconda panatura, uova e pangrattato, per fare avere uno spessore maggiore, bello croccante. Lo andiamo ad abbinare con una fonduta di erborinato, un formaggio locale, buonissimo, molto strong come sapore, che deve combattere il tonno. E poi una scarola spadellata che ha questa nota di amaro, quando si va a cucinare ricaccia un po' più di amaro ed è, diciamo, contrasta i due sapori. Sta bene quello che vuole, sta molto la scarola, bene, sta molto secondo bene. Me. Benissimo. E questo è il piatto, lo andremo a scottare, ora facciamo vedere come lo paniamo, andiamo a fare la fonduta, okay, andiamo a scottare il tonno, spadelliamo la scarola e poi impiattiamo. Sempre passaggi molto semplici, però che alla fine hanno un bel gusto. Infatti, anche questa ricetta è semplicissima. Sì. Iniziamo, Tiziano. Allora, tonno, prendiamo un pezzo giusto, lasciamo qui in farina, apriamo le uova, che è una cosa importante, in questo caso mettiamo un uovo solo. Sì. Ecco, questa doppia panatura poi lo andremo a friggere, Tiziano? No, l'andiamo a scottare in padella con olio. O con un burro di cacao, comunque con un grasso. L'andiamo a scottare. E diventerà croccante, insomma, okay, non va fritto assolutamente. Poi forse la doppia panatura fa anche in modo che il calore penetri meno all'interno della... Ti spiego perché li faccio la doppia panatura. Uno, per far sentire comunque il croccante e il pane. Perché comunque il pezzo di tonno è importante. È grandissimo. Sì, per lasciarlo tenero, perché il tonno, se passiamo la cottura, nel senso che se lo serviamo tutto cotto, al centro non è più crudo, è stopposo. Okay. Invece ho scoperto che con questa panatura riusciamo a mantenere l'umidità e quindi anche se si cucina un po' di più, rimane comunque umido. Ci avevo pensato che uno dei motivi fosse anche questo. Sì. E ecco, ricordiamo sempre che poi il tonno deve essere abbattuto, quindi chiaramente ovviamente, per una questione di sicurezza... Sempre abbattuto, sempre. Anche perché non va cotto troppo, perché poi se lo andiamo a cucinare troppo diventa stoppazzoso. Sì. A me in realtà il tonno piace moltissimo, proprio crudo. Infatti io dico sempre di mangiarlo il più crudo possibile, però ovviamente... Poi de gustibus, non disputando mezzo, lo diciamo sempre. Quello sempre. Allora, facciamo il classico passaggio che facciamo con la cotoletta. Quindi. Sì, ecco, facciamo vedere. Certo, passato nell'uovo e ora andiamo
nel pane. Io uso sempre un pane raffermo, non uso il pan grattato perché è troppo sottile. Okay. E non mi piace tantissimo. Mi piace sentire comunque il pane sotto i denti. Ok, vedi? Diamo una leggera pressione. Ripassiamo nell'uovo un'altra volta, così assorbe di più. Ok. E poi facciamo di nuovo la stessa operazione. La doppia panatura, devo dire che da me è apprezzata moltissimo, perché è veramente gustosissima. Però sì, mi incuriosisce moltissimo la cottura in padella, perché certo, io immaginavo che questo bel pezzettone di tonno adesso andasse buttato in olio bollente. No, invece verrà cucinato in padella. Sì. Quindi sono proprio curiosa di seguire si proprio quel passaggio. Anche friggere, volendo. Però lì cambiamo proprio tutto il sapore, perché si impregna d'olio. Secondo me non arriva neanche la cottura in maniera giusta. E non riesce a arrivare la cottura. Perché fuori si cucina subito, sì, e poi dentro rimane completamente crudo. E non sarebbe neanche male, però. Alziamo le calorie perché è un fritto. Infatti. Invece così andiamo a scottare. Bene. Ok. Come vedete abbiamo fatto il nostro tonno panato. E questo è pronto. Sì. Ora andiamo a scottare in cucina, mentre scottiamo il tonno, perché deve andare leggermente piano piano, andiamo a fare la fonduta e spatelliamo la scarola. Perfetto. E poi il piatto è pronto. Benissimo. Ok. Spostiamo in cucina. E allora iniziamo con la cottura del nostro bellissimo trancio, questo lingotto di tonno. Sì. Cottura in padella. Cerchiamo di farlo a fuoco medio, non troppo forte, se no brucia e non si cuoce. Invece da quest'altro lato abbiamo fatto quella fonduta di formaggio. In che modo? Abbiamo aggiunto, messo panna e formaggio. Panna e formaggio, fuoco moderato, fuoco lento, e si aspetta che si scioglie. Ecco, dobbiamo stare attenti, se non sbaglio, dimmi se sbaglio, Tiziano, non far aumentare tanto la temperatura, altrimenti poi inizia a filare, giusto? Bravissima. Allora, poi dobbiamo, mentre il tonno va, sposto a favore di camera, mettiamo qui, olio caldo, qualche foglia di scarola e spadelliamo. Ecco, veramente, quindi cottura leggerissima, sì, deve sì, rimanere croccante, giusto? Cottura certo, leggera, veloce, si deve appassire leggermente. Ok. Fa quella bella crosticina. Sì. Buonissima. Poi, siccome diciamo ha molta acqua, come la toglieremo dal fuoco? Mentre riposa, comunque rilascia l'acqua e si ammorbidisce ancora. Continua ad appassire. Ok. A posto. Possiamo togliere dal fuoco. Sì. E torniamo invece al nostro tonno. Lingotto, che è bellissimo. Ha fatto una bella crosticina. Ma sai che non mi aspettavo che potesse diventare così bello con sì, questa cottura. Sì, ora li faremo tutti duratura. I passaggi. Ovviamente ci vuole un po' più di tempo, però arriviamo ad avere una giusta cottura. Ovviamente dentro non sarà cotto, ma sarà leggermente crudo. Ma deve essere così. Il tonno deve essere assolutamente così. Non deve essere troppo cotto, altrimenti perdiamo tutto il buono. Sì. Ed eccoci, ci siamo. Il nostro tonno è perfettamente panato. Sì. È cotto, guardate che bello. Eccoci qua. Abbiamo... ha raggiunto proprio la cottura giusta, sì, un bel croccante. Colore. Ovviamente più lo vogliamo cotto e più dobbiamo proseguire con dobbiamo proseguire la cottura. Se lo vogliamo più cotto e inizia comunque a colorirsi troppo, si può passare in forno. Okay. Quindi un forno a 180 gradi, una volta che abbiamo la giusta doratura, okay, lo passiamo in forno e lo facciamo cucinare per il tempo che vogliamo, cioè se lo vogliamo più cotto. Okay. Però io consiglio di mangiarlo così. Ok, allora perfetto, andiamo ad impiattare. Benissimo. Prendiamo il tonno, lo andiamo a tagliare. La cottura è perfetta, anzi per me è già troppo cotto forse. Anche per me, però giustamente è facciamo perfetto vedere comunque la cottura. Esatto, così deve essere, okay, la cottura è perfetta, Tiziano, veramente. Poi mettiamo questa fonduta. Mamma che bello. Mettiamo questa scarola.
È bellissimo questo piatto, Tiziano. Grazie. Anche questo piatto di una grande semplicità, però chiaramente c'è un presupposto importantissimo: prodotti di qualità. Sempre. Altrimenti la riuscita non è la stessa. Infine, noi al ristorante, che questo è un piatto del ristorante, del nuovo menù, noi ci mettiamo un ketchup di datterino giallo che facciamo noi. Okay. Però ovviamente è una ricetta un po' complicata da poter fare a casa. Possiamo usare una classica maionese, una maionese di pomodorino che abbiamo fatto vedere nelle ricette precedenti, quindi potete andare a rivederla e vedere come si fa. Comunque gli diamo un tocco di acidità. Ok, e perché se ci mettessimo dei pomodorini freschi gialli tagliati così? Perfetto, che perché dici? No? Perché no? L'acidità comunque c'è. Certo. Quindi potrebbe anche andar bene mettere dei pezzettini, dei pomodorini, datterini gialli tagliati a metà. Bravissima, bravissima. Anche se vogliamo dargli spingerli un po' di più, li condiamo con un po' d'aceto. Esatto. Semplice. Oppure pomodorino giallo lo possiamo passare in padella. Esatto, quindi se non lo vogliamo freddo, ci mettiamo un goccino di aceto e avremo comunque questo risultato. Poi lo facciamo caramellare un po', insomma, ci possiamo divertire. Ci possiamo divertire. Tiziano, questo piatto è pronto. Io ti faccio i miei complimenti, questo piatto è stupendo. Grazie mille. Anche questo semplicissimo da rifare a casa. Sì. Complimenti. Grazie. E grazie a voi gentile. Per alla essere prossima. Stati insieme a noi. A domani.